Assieme alla pace c'è sempre un altro atteggiamento del cuore, la gioia, perché chi ha la pace dentro è un uomo che ha gioia, che dona gioia, che sprigiona gioia. Beh, chi nel cuore non è sereno, chi nel cuore non ha la pace, può anche sembrare sereno, può anche sembrare, come dire, una persona che è gioiosa, che è felice, ma quando vedi l'altro con il cuore ti rendi conto che è tutta una finzione. Allora qui parlo di una pace vera e parlo di una gioia vera. Con padre Gaston abbiamo visto la pace nel cuore e vediamo adesso la gioia nel cuore, sempre dal libro che io vi ho suggerito per quest'estate, Quando il maestro parla al cuore, padre Gaston Courtois. Se andate su internet lo cercate, lo potete ordinare. Gaston Courtois, Quando il maestro parla al cuore. E sentiamo quali sono le parole che leggiamo in questo testo a proposito della gioia. Cosa dice questo maestro che per noi è Gesù, che ci parla al cuore? Dice: attingi la gioia in me. Mi potrei soffermare solo su questa parola: attingi la gioia in me. Cioè, la gioia che noi cerchiamo, la gioia vera, la possiamo solo prendere da Gesù. E se io voglio cercare la gioia nei soldi, nel successo, nella carriera, nelle cose, sono gioie effimere che prima o poi finiscono. Nella vita ci sono le vere gioie che non finiscono mai. Pensate alla gioia di un amore, la gioia di due persone che si amano e si amano veramente. Quella gioia dura anche nella guerra, nell'odio. E di testimonianze in questo senso ne abbiamo avute e ce ne sono tante, anche oggi, per la guerra che stiamo vivendo. Quindi attingi la gioia in me, aspirala fino ad esserne sommerso e per diffonderla intorno a te. Aspirala, cioè la devi respirare. Vedete, noi stiamo qui in un posto, io lo chiamo il posto più sacro di San Giovanni Rotondo, che è il monastero della Resurrezione. Quante volte le persone vengono qui per cercare pace? Quante volte le persone salgono fin qui e in un incontro con le suore ricevono pace e ricevono gioia? Perché se non hai questa pace dentro di te, se non hai questa gioia, se non la aspiri e se non la attingi dal Signore, non la puoi donare. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!